Kvaratskhelia considerato uno dei maggiori talenti del calcio georgiano. Nell'estate del 2019 è stato indicato dalla UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020. Inoltre è stato premiato per 3 volte consecutive come calciatore georgiano dell'anno. Alla sinistra, dal fisico longilineo, può giocare su tutto il fronte offensivo, pur essendo bravo con entrambi i piedi. Predilige l'uso del destro, soprattutto per accentrarsi partendo dalla fascia opposta. Elegante nella corsa, dispone di una grande accelerazione palla al piede, oltre ad essere abile nel dribbling, nella finalizzazione e nei calci piazzati. Dà il meglio di sé quando si trova in campo aperto ed è anche in grado di creare occasioni da gol per i compagni grazie alla buona visione di gioco. Per le sue caratteristiche è considerato uno dei migliori talenti mai espressi dal calcio georgiano. Il 1 luglio 2022 viene annunciato il suo passaggio a titolo definitivo al Napoli, sceglie di indossare la maglia numero 77. Fa il suo esordio con i partenopei il 15 agosto seguente in occasione della prima giornata di Serie A, contribuendo con un gol e un assist alla vittoria per 5-2 sul campo del Verona. Dopo aver giocato nelle sezioni giovanili, il 7 giugno 2019 esordisce in nazionale maggiore nel successo per 3-0 contro Gibilterra. Il primo gol arriva il 14 ottobre 2020 in occasione del match contro la Macedonia del Nord, valido per la Nations League, e terminato 1-1. L'11 novembre 2021 mette a segno la sua prima doppietta con la selezione georgiana nella vittoria 2-0 contro la Svezia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Le sue prestazioni risultano decisive durante la National League 2022-2023, dove realizza 5 reti in 6 partite, contribuendo così alla conquista del primo posto nel girone da parte della Georgia con la conseguente promozione dalla Lega C alla Lega B.